E allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaz734 e quest'oggi faccio di nuovo un video su quello che è il mio altare a dicembre 2016. Ho deciso di fare questo tipo di video una volta al mese così da potervi tenere aggiornati su quelle che sono le novità, quelle che sono, diciamo, le difficoltà che incontro, quelli che sono i miei aggiornamenti di stato, diciamo, riguardanti Castle Clash. Con i nuovi aggiornamenti, come sapete, hanno aggiunto la nuova ondata AF. Ci ho provato, ma sinceramente, dopo aver perso alla AF3 per una ventina di volte, mi sono scocciato, ho detto, vabbè, se è così, sinceramente, non mi va di spendere tutte queste spade che mi danno comunque ogni spada che utilizzo sono 115 frammenti a cui rinuncio. Per guadagnarne 5 in più e comunque con le poche possibilità che ho di passarla, perché vedo che non ci riesco proprio, non ne vale la pena. Quindi ho lasciato perdere, per ora non sto più provando le ondate. Come avete notato, sto portando su il Minotauro, che il mese scorso era livello 200 Evo 1. Adesso invece è livello 194 Evo 2. Mi è costato la bellezza di 60.000 frammenti questo bastardello. Potevo comprare un'altra copia per 76 euro ancora, però sinceramente, fra 76 euro, che sono soldi veri, e 20.000 frammenti, che sono unità di gioco, ho preferito aspettare e metterci unità di gioco, perché su questo gioco ho speso tanti soldi e adesso sto evitando ogni volta che posso. Sto praticamente shoppando una, due volte all'anno se mi va, veramente sto shoppando pochissimo rispetto soprattutto ai primi tempi. Al Minotauro inoltre ho portato Bastione da livello 5 a livello 7 perché spero che questo mi aiuti nel fare i nuovi dungeon, perché sono ancora bloccato, ho anche un operaio libero, non me ne ero accorto, ecco, immaginate da quanto non entravo, 20 spade, sono bloccato ancora all'ultimo dungeon del portale 5, cioè ho finito questo, non riesco a passare il primo dungeon del portale 6. Per quanto ci provi ogni volta è complicato, non lo so perché non ci riesco, cioè arrivo praticamente a fare 48%, 36% ogni volta e non ci riesco. Non ho idea del perché, ma pazienza, sono cose che capitano. Ora intanto spaziamo, facciamoci qualche frammento, perché con questi frammenti sicuramente porterò su qualche skill oppure farò qualche evoluzione. Sinceramente non saprei chi evolvere in questo momento. Ieri ho rollato 900 gemme e ho trovato un'altra copia della... dov'è? Della sirena, che ho già Evo 1 livello 180, ho sbagliato, e volendo potrei farla Evo 2 adesso, cioè non avrei bisogno di spendere frammenti, però la sirena si usa per l'arcidemone più che altro, almeno io la uso per l'arcidemone, non per altro, però l'arcidemone sono tre volte già che me lo perdo, quindi non so se ne vale la pena, sinceramente non ho così tanti prestigi da poter utilizzare. Una cosa che mi manca veramente tantissimo è un rigenerazione alto per Valentina. Ho comprato, oddio, forse 5 casse talento livello 5 con i prestigi un paio di mesi fa e non ho trovato praticamente niente di buono, cioè veramente ci sono rimasto abbastanza male. Infatti ora non so bene che cosa fare, cioè non so se portare su il talento del Minotauro 8, quindi fargli Bastione 8 che gli incrementa ulteriormente del 20% attacco e HP, oppure fare qualche Evo 2 o qualche Evo 1, però non saprei a chi farla, cioè di eroi, per esempio Pixie mi stavo portando su, ma Pixie è un eroe che io non uso, cioè qualunque cosa succeda, io non la uso praticamente mai Pixie. Ho soltanto, quanti frammenti, vediamo un po', 8.000 frammenti, con 8.000 frammenti ci posso fare la zuppa in questo momento. Nel Regno Perduto ormai entro ancora di meno, cioè se prima c'entravo poco, adesso c'entro di meno, sono curioso di vedere quante esperienze ho fatto in un mese. Tipo sono passato da 200.000 a 207.000, cosa che sta ad indicare che non gioco praticamente mai. Cioè, vediamo che evento c'è qui. Un tesoro mister, ciao. Poi per il resto i miei eroi sono rimasti più o meno quelli che sono. Ho una slot libera che non so come utilizzare. Volendo potrei utilizzare una carta Candy Cane, ma io non la uso, quindi... Oddio, Candy Cane in italiano come si chiama? Vediamo un po'. Ne ho addirittura tre. Ah, si chiama proprio Candy Cane anche in italiano, ok. Insomma, sono un po' bloccato, non so come fare cosa, quindi sì, sono veramente abbastanza bloccato. Penso che mi farò piuttosto una succube Evo 2, che secondo me è molto più importante, perché con il danno in percentuale che fa è un eroe che con tanti HP, se rimane in vita e riesce a skillare, diventa veramente qualcosa di forte. Questa settimana in Arena Perduta non penso che riuscirò ad arrivare ai 1000, sono a 750 e mancano 2 giorni, quindi sono 10 spade, diciamo che
mi danno 25 a spada, ci arrivo preciso, però molto spesso mi trovo contro la gente che magari dico, ma preferisco attaccare uno più scarso, che però vedo che ha un, non lo so, un mietitore come primo eroe. Lo attacco e mi trovo che ha il mietitore come primo eroe, ok. Poi tutti quanti Evo 2, rigenerazione 5, con talentoni assurdi che mi distruggono. E tipo, scusami, perché lo fai? Cioè, maledetto tu. Con gli operai sto ancora finendo di alzare i, come si chiamano, i depositi di mana, perché non ce li ho ancora a 8 milioni e 4. Ora li sto portando piano piano su, questo è a 25, questo è a 25, questo è a 24, ma sta andando a 25. E poi mi rimangono, allora, questo 24, 25, e questi qui devo fare due livelli. Ok, è finito anche l'evento, quindi posso prendere i miei, quanti sono? 14.000 punti, no, 14.000 merito, non punti prestigio. Che ne ho abbastanza comunque meriti, non è che mi servano più di tanto, però dai, diciamo che me li tengo perché metti che mettono qualcosa di buono con appunto i meriti, me lo compro. Per esempio adesso se trovo una carta eroe leggendario me la posso comprare ogni volta premo enter anziché acquista. No, nessuna carta eroe leggendario, sinceramente ne ho 260.000, so che il limite è 1 milione e per ora non ho nulla da comprare. Spero inseriscano come avevano messo una volta le pietre dell'anima a gratis, cioè le pietre dell'anima scambiabili per 35.000 meriti, perché così almeno potrei utilizzarle un po', ora come ora non so proprio che cosa farci. Con l'aggiornamento dei pet inoltre sono arrivato e ho superato di gran lunga ormai i 200.000 punti, oddio di gran lunga 2.000 punti non lo so, però comunque li ho superati. Mi sa che abbiamo anche delle uova da aprire perché appunto entro poco, vediamo, yeah, abbiamo 3 uova da aprire! Non entravo proprio da un sacco. Vediamo se c'è anche qualche potenziamento che possiamo fare. E vi mostro come ultima cosa quelli che sono i livelli dei miei pet. Intanto mettiamo ad aprire questo, questo e questo. Preciso, sono 12 e 8, 20 ore. 20 ore, boh. Forse riesco domani a rientrare e ricordarmi. Peccato, mi mancano 2 pesci palla per portarlo a livello 12. Peccato. Questi qui sono i livelli dei miei pet. La cosa che mi interessa di più è questa qui, ossia l'esperienza bonus presa nei dungeon. Che a passare dal livello 11 al livello 16 tutti e due quegli eroi ce ne vorrà un bel po' di tempo. Intanto per adesso ho il 18% di esperienza bonus, che è un ottimo bonus secondo me, sì, è un ottimo bonus. Un'altra cosa che mi piacerebbe avere in più sarebbero questi qui, però a portare il livello 11, il benedettissimo, come si chiama qui, diavoletto, è un po' complicato perché non mi escono praticamente mai, infatti ce l'ho il livello 6 con 4 copie, sono molto rari e non riesco a potenziarlo. Per questo video ragazzi non credo ci sia altro da mostrarvi, arena perduta, boh, credo di avervi mostrato tutto, l'arena come sempre non la faccio perché non mi va di competere, volendo mi basterebbe sfidare in questo modo e penso vincerei, sì, sicuramente vincerei. Ho anche la batteria scarica, perfetto, proprio un chiaro segno di ehi, quando lo chiudi questo video? Come vedete appunto sono contro gli scarsissimi in arena perduta, anzi non voglio rubargli la posizione, poverino. Quindi direi di chiudere qui questo video perché veramente non credo ci sia altro da mostrare. Come sempre ragazzi questo video giunge al termine, ci vediamo nel prossimo, io vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!